senza cappellino, sai? Che cazzo me ne frega, fa caldo. Sei pazzo. Pazzo. Gente autistica, deve riconoscerti, cappellino, occhiali e barba. Morfo. Devi essere cliché. No, vabbè, adesso ciao. Che roba brutta. Ciao. Ma cosa fai, ammicchi? Amico, amico. Mamma mia, amica. Amico. Cioè, tu ce l'hai l'amico che ammicca? Hai mica un amico che ammicca sulla maca? Finalmente di dare con mal di testa ieri. Capito, però allora se tu sai che si lavora. Ma se uno va a un concerto punk, Irish punk. Ma tu, a tuo datore di lavoro, cosa gli vai a dire alle persone? Cioè, oh, scusami, datore di lavoro, mi sono ubriacato, merda. Sempre detto. Ecco perché non hai mai avuto un lavoro a farlo. No, ma però capivano e mi dicevano vai a lavorare. Mi diceva, sì, ma di testa. Asciale, qua sotto. Mi dicevano pigliate una pastiglia, senta a me e smussa la ghisa. Perché comunque altrimenti pigli gli schiaffi, sì, oltre che la pastiglia. Sì. Abbiamo smesso, come avete visto, di fare le reaction ai pezzi perché sono praticamente finiti. Con l'estate, con l'estate. Però abbiamo da parte qualche reaction premium da tirare fuori. E quindi un paio di reaction premium ancora ve le beccate. Io mi sono toccato e mi sono sudato la merda. Ti fai schifo da solo. Mamma mia. Ti sei appena lavato. È quello, Noi grassi, ragazzi, spiegate a Barbara, ecco, che noi grassi abbiamo sudate. Grassi problemi. Sudiamo. Sudate. Cazzo vuoi? Immagina quel cappellino che schifo che ti hai su. Quel microcosmo che si... L'oliva! Ecco, ma che vuoi? Oliva d'oro, Aladdin. Ma cos'è l'oliva d'oro? Sarà una chiara allusione. Ma sarà un nero anche lui? È nero. Ma non è che adesso hanno visto che parliamo bene dei neri e allora dicono, ah, oh, sono nero friendly. Facciamo nero, io non sono nero. Ho 37.000 visualizzazioni. Che bello. Oliva, Aladdin, produzione. Quasi come MJ, cazzo. Sì, gli piacerebbe. Vai, vai. Sale veronese anche lui. Di Vicenza. Fregne, nude. Fermi un po'. In un uliveto, credo. In Calabria? No, in una bottiglia d'acqua. Oh. Sgoldo oliva non si può sentire, però. Un bel culo. Lui dice, vabbè, io sono africano, sto con i fregnacce. Canto in americano. Ma il timbro non è bravo, no, è troppo. Il video è bello, è molto bello. Comunque solo fregne bianche, ragazzi, Quello. Big pussy like King Kong, ha detto. Beh, troppo. Piscina. Ah, ritornare meglio. Wow, ciao. Piccioni. Un fregno lui però, Ti resti anche elegante. Sì, però le minchiate delle mani. Minchiatine. Un mad dog in the street. A volte il suo fa un po' così. Sì, non mi piace così. Ma quindi l'ha riempita a bottigliette la cucina. Sì, botto ci ha messo. Però le tipe dice, se mi riempi la piscina di acqua minerale che posso pure bere, io sono fissa. E lui dalla fregna, questo è altro. Questo è altro. Questa gli ha fatto il primo piano perché è quella che si è trombato lui. Quindi gli ha fatto il primo piano solo a lei. Per me invece se le chiamate tutte. Ha butto lì. Sì, c'hai rasta questo. Cazzo c'entra? C'hai rasta. Sì, anch'io c'avevo rasta. Ma io come faccio a capire che cosa hai detto? Ma ci sarà un testo. Allora, Goldoliva. Produzione? Italiano? Sì, italiano, Goldoliva. Ma a me il timbro faceva schifo. E anche il flow. Ma come? Sì, era bello ritornello, ma perché? Un flow un po'. Ogni... Poi ha iniziato. Sembrava che ha iniziato a reppare, invece ha smesso subito. Flow è calante. Flow è calante. Mezzo mamblato. Sì. Si sente che. Ma il timbro era molto poco americano. Sembrava un italiano che usava l'inglese. No, invece secondo me il timbro è molto figo nel ritornello. A livello di timbrica proprio. Nel ritornello. Ma non aveva la voce da negro. Come no? Minchia, se mi ricordava quella roba che adesso va in botto di moda in America, così morbida. Allora, un plauso per i bei culi pieni, no? Se tipo sì. Che non ce ne frega un cazzo. Anche un po' di cellulite, sapete che a noi piace. Sì, botte. Perché poi il pezzo è molto... Molto sciallo, non è nelle nostre corde. Però non è che è fatto male, anzi. Vabbè, conta che ha parlato in inglese e non l'abbiamo capito. Magari ha detto un sacco di minchiate. Oh my god. Quello sempre, vabbè, è nero, di cosa vuoi che parli. In the street. Dog in the street. Dog in the street. Oliver Twist. Comunque, anche i cani vanno. Invece, applauso al video, girato benissimo, molto bello. Vabbè, classici canoni della piscina, le tipe, tutto quello. Quello che cazzo volete. Se questa roba me la passano mentre sto in palestra, l'ascolto tranquillamente. È roba da, beh, sì, da accompagnamento. Pesi, non è che puoi fare. Non è roba che vado a sentire, è roba da accompagnamento. Secondo me ci può stare. Meglio di molta merda che
ci passa anche il mainstream italiano, eh. Sì, poi c'è questa roba di fare per forza l'eclettico, che vestirsi tutti raffinati, eccetera, che può anche starci. Allora, se parliamo di rivalsa sociale, essendo lui italiano che vive in Italia, Non so se è italiano. Ma come no? È italiano. Vabbè, ma le parole in inglese si chiama Gold Oliva. Gold Oliva. Oliva, ma è oliva d'oro o oliva rossa? Oliva rossa. No, d'oro, perché mi fai dire cose strane? Perché golden fish e pesce rosso. Ma il golden, ma no, non hai capito un cazzo. Mannaggia la miseria. Cosa? Spiegami, spiegami. Il golden fish è un'altra cosa. Cos'è? Sono quelli giapponesi, quelli altri sono pesci rossi normali. E sono golden fish, pesci rosso. Sono golden fish. Un pesci d'oro. Sono red fish. E pesci d'oro? Che è un problema di comunicazione. Io vado a spiegargli a Marlo cos'è la differenza. Ci sentiamo domani, no? Domani? Ci sentiamo domani su Arcade Army, che alle 2 esce una cosa. Ci sentiamo domani su Arcade Army, che alle 2 esce una cosa molto interessante dedicata a tutti quanti voi che siete figli della merda. Sì. Ok? Ciao Oliva. Ciao Gold Oliva.